Alcolica contro Dolce Manna, alla fine ce l'hanno fatta grazie a Pisapia, il gol è arrivato all'ultimo secondo, arriva il pari della banda alcolica, un pari giusto a nostro avviso. Allora, hai segnato la punizione, sarai contentissimo? Sono molto contento, soprattutto per la squadra, perché comunque la partita è stata molto equilibrata. Dimostra il primo posto il Dolce Manna team, noi ce la siamo giocati, il secondo adesso sì, perché la partita comunque è stata molto combattuta, loro sono rimasti in 10, a mio avviso non c'era fallo di rigore perché l'intervento l'ho fatto io, ho preso palla piena e la punizione all'ultimo mi sono sentito di tirarla e è andata dentro. Senti, ci provi da sempre sui calci piazzati, oggi è stata anche un diciamo che è uno dei miei punti forti, il tiro da lontano su punizione mi va spesso bene. Allora guarda, dopo aver affrontato i primi della classe, cosa puoi dichiarare, insomma, come obiettivo? Può arrivare a una vittoria? Certo, noi ci siamo, ce la giochiamo fino in fondo, perché comunque abbiamo visto il livello delle squadre, è un ottimo livello, però noi siamo veramente forti, competitivi e ce la possiamo giocare. Vabbè, grazie. Ciao. Io il mio era in campo, allora una partita davvero difficile, lo Spartacus alla fine ce l'hanno fatta contro gli Hermanos, autore del gol del pareggio, poi del gol della vittoria, insomma hai deciso la gara con quei due gol in due minuti. Diciamo che sono stati 5-10 minuti in cui ho dato il meglio, ho dato il massimo e poi dopo sono ricalato di nuovo. La partita era difficile, lo sapevamo già, era lo scontro diretto, una delle poche squadre che può darci fastidio. E diciamo che abbiamo superato lo scoglio più grande. Senti, siete partiti però un po' molle in avvio, secondo te come mai questa partenza un po' a rilento? Avete carburato dopo, diciamo? Ma di solito la nostra squadra ha degli ottimi giocatori, delle ottime qualità, però di solito sottovalutiamo l'avversario spesso e siccome l'anno scorso forse siamo stati vincitori, ora siamo in campione in carica, spesso sottovalutiamo, ma non è così, è più difficile, diciamo, confermarsi e vincere un solo titolo, diciamo. Va bene, grazie. Giulio Falotico quest'oggi ci racconterà un po' la partita tra il Falco Team che è uscito in pareggio 2-2 con il Work in Progress. Allora, hai visto la tua squadra andare sotto di due reti, poi raggiungerli in finale, Eurogol. Io dico che queste partite non si possono buttare, alla fine abbiamo avuto occasioni per vincere la partita varie volte, tutta l'ultima. Desina l'ultimo, purtroppo ha mancato il colpo di testa e siamo stati sfortunati perché siamo partiti male. I vantaggi due gol, freddi, vabbè, sono cose che dobbiamo migliorare. E poi, vabbè, dico che c'è tempo, questa è la seconda stagione che noi passiamo assieme come squadra e dico solo che dobbiamo iniziare a capirci, a conoscerci per iniziare a giocare un calcio migliore. Senti, Gabboni però ha trovato oggi un Eurogol, è solito fare queste giocate o un devo po' di dire fortuna. Oggi Gabboni dipendenti perché purtroppo gli altri hanno giocato, cioè non hanno giocato al massimo delle loro possibilità e Gabboni, diciamo, ha fatto da capo espiatorio stasera. Mi ha salvato un po' di ha salvato, ci ha dato questo punticino abbastanza bene. Non meritato, però ci accontentiamo. Va bene, grazie. Il protagonista della partita, Almieri, all'inizio la tua squadra ha avuto qualche difficoltà, poi con il tuo ingresso è andato tutto per il posto giusto. Meritiamo, abbiamo giocato una bella partita. Ciao Dola, sei il numero uno. Abbiamo giocato una bella partita, ragazzi, credo. Meritavamo questa vittoria perché la squadra, abbiamo dimostrato che la squadra non è scarsa, ha buone possibilità. Speriamo di continuare. Come mai è arrivata così tardi questa prima vittoria? Perché ancora ci dovevamo unire tutti quanti. Era un sacco di tempo che non giocavamo più insieme. A questo punto pensate a scalare la classifica? Speriamo di fare più punti possibili in questa partita, in queste ultime partite, in modo da prendere squadre un po' più, non scarse, tra virgolette scarse, per poter andare avanti. Bocca al lupo. Grazie. Arrivederci. Guarda, esci per il Prodomo. C'è un po' di Casale, giustamente una bellissima vittoria, arrivata addirittura in 6, migliori in campo Dioneo e Kaiser. Allora, no, scusami, non va bene. No.
perché il migliore in campo no, sono l'amore di voglio. Vabbè, per tutti. Migliore in campo, cioè squadra, ha scelto esatto, due, però la squadra è stata la forza di questa di questa partita. Diciamo che la squadra è la forza di questo campionato, esatto. Già perché... il gruppo già ha risposto che infatti ragazzi, vincere in 6 come è stato, prima il portirone e poi Kaiser ha giocato la partita. Ma cioè non c'è spiegazione per questa vittoria. Cioè non c'è spiegazione per la vittoria della settimana scorsa, non c'è spiegazione per la vittoria di Bologna, non c'è spiegazione. Tutti quanti vogliono spiegazioni, noi non le vogliamo, non ce le possiamo dare perché siamo questi. Io vado in porta, cioè vado pure in porta e vengo stessi, cioè voglio ho già fatto Zina la prossima volta, nemmeno un po' spero, Zina taglia la bill, vado alla bill. Kaiser oggi da capitano si è fatto sentire, poi Marotta avanti, imprendibile, ha fatto bellissimi gol. È andata bene, insomma. È stata la nuova versione del fratello oggi Marotta. Esatto, è andato meglio, la prima che non vi. Anzi, ma anzi, per me è stato addirittura il migliore in campo. Mare Marocci, sì. Non verrà più allora. No, pazziano, Mare Marocci. Se quello si offende non viene più. Allora vorrei fare un appello a Zumbri, per cortesia la prossima volta mettici a mezzanotte così veniamo in tre. No, è da Cagnoga, ma dopo un cammino chilometri. Grazie ragazzi. Ciao.